Le fondazioni Dolomiti UNESCO e Giovanni Angelini, con la collaborazione dell'Università di Padova, sono pronte a dare il via ad una nuova edizione del corso di formazione interdisciplinare di geografia che si svolgerà dal 9 all'11 luglio, incentrato sul gruppo delle Pale di San Martino. Dopo i lunghi mesi della didattica a distanza, questa rappresenta un'occasione dunque di formazione a cielo aperto. I destinatari sono insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, oppure i formatori del CAI, quelli che accompagnano poi per esempio l'alpinismo giovanile, ma non solo, le guide e i tecnici degli enti locali. Lo scopo è quello di imparare a leggere il paesaggio in tutte le sue componenti e le sue trasformazioni nel tempo e di cogliere gli aspetti che lo caratterizzano, che lo contraddistinguono, e sia dal punto di vista geologico, geomorfologico, che dal punto di vista anche antropico e paesaggistico, quindi in senso molto ampio, ed essere poi in grado, per quelli che vengono formati, di trasmettere le conoscenze ad altre persone. 40 i corsisti che saranno coinvolti in questa edizione 2021, differenti le metodologie utilizzate. Ci sarà un'introduzione teorica al chiuso, in questo caso sarà nell'aula magna dell'Istituto Follador di Agordo, con cui abbiamo una stretta collaborazione, e poi il corso è sempre considerato corso itinerante, cioè si cammina, e questo è quello che lo contraddistingue. Il primo giorno si percorrerà la Val di Garesse e poi si salirà, partendo dalla Val di Garesse, che è una valle molto molto interessante, formata dal torrente Liera ma a Du, quindi plasmata dai ghiacciai. Si salirà fino a Procella e Cesurette, poi fino all'altipiano. Di lì si percorrerà l'altipiano del Pale di San Martino, che è lunghissimo, e poi il giorno dopo si scenderà per la Valle di San Lucano, che anche quella è stupenda. Un'iniziativa che ha ormai una lunga storia sul territorio bellunese. Facciamo questi corsi da 30 anni e sono un po' una caratterizzazione, insomma, della fondazione, che ha un aspetto sempre multidisciplinare, e abbiamo visitato moltissimi gruppi montuosi della provincia di Belluno.